Sindaco, giornata di riflessione per la formazione del governo Letta. Lei che tipo di imprinting, che tipo di indirizzo vorrebbe dare a questo governo e soprattutto quanto dovrebbe durare il governo? Ma sono l'ultimo a poter dire quanto dovrà durare il governo perché non sto in Parlamento ed è il Parlamento che è sovrano. Io spero che però il governo lavori, parta subito, lavori e lavori nell'interesse dell'Italia. Dopo lo 0-0 inconcludente delle elezioni è da 60 giorni che siamo fermi e non diamo risposte sotto i profili occupazionali e non diamo risposte sulle grandi questioni della crisi economica, anche della cornice internazionale in cui non è che l'Europa tutte le volte ci dice cosa dobbiamo fare. Io vorrei che ci fosse un governo che ogni tanto va anche a dire all'Europa che cosa l'Europa deve fare. Sotto questo profilo la scelta di indicare Enrico Letta come candidato primo ministro, come premier incaricato, mi sembra un'ottima soluzione. Io conosco Letta, lo stimo, credo che sia una persona capace e anche molto in grado di tenere insieme le varie anime di questo strano raggruppamento che si è venuto a creare che costituisce la base del governo di servizio, così lo ha chiamato il premier incaricato. Beh, alla luce di tutto questo, credo che l'obiettivo sia che il governo nasca velocemente e affronti i problemi degli italiani. Occupazione, investimento sul futuro e naturalmente anche semplifichi la politica, tagli i costi della politica, elimini il finanziamento pubblico ai partiti, riduca il numero dei parlamentari. Tutte questioni su cui Letta può fare bene. Se l'antiberlusconismo durante la campagna elettorale in questi 2 mesi è stato il collante tra il Partito Democratico e l'elettorato, non pensa che con questo governo si possa andare incontro a un logoramento dell'elettorato PD? I rischi ci sono sempre. Di fatto si mantiene la stessa maggioranza che governa da un anno e mezzo. Perché di fatto la maggioranza che sosterrà il governo Letta, roba più, roba meno, parlamentare più, parlamentare meno, non entra nelle alchimie, è più o meno la stessa che ha sostenuto il governo Monti. Io sogno un momento nel quale finalmente centro-sinistra e centro-destra potranno confrontarsi e uno vince e l'altro perde. Ma chi perde fa opposizione leale, serena, costruttiva, rispettosa e chi vince governa per il paese, non per sé. Cioè sogno un meccanismo in cui, come nel caso dell'elezione dei sindaci, sia chiaro chi vince e sia certo e stabile il governo, per cui il candidato primo ministro può starci 5 anni e non 5 settimane e mezzo. Però oggi la situazione è abbastanza in divenire. Letta ha tutte le condizioni per poter superare anche le difficoltà, le insidie, non sarà facile, non sarà facile perché naturalmente c'è l'antiberlusconismo, c'è un certo atteggiamento da parte del centrodestra nei confronti della sinistra con parole molto dure, però io penso che possa prevalere il buon senso. Ovviamente è un'esperienza particolare, in tutto il mondo quando ci sono i pareggi si fa un governo di larghe intese, l'ideale è che ci sia una legge elettorale per il futuro che non porti più al pareggio, per cui se vince lei io sono alla sua opposizione, se vinco io lei è alla mia opposizione, però adesso basta con i giochini della politica, preoccupiamoci dei problemi del paese, qui c'è, lo dico da sindaco, una situazione che è veramente allarmante. Ecco, un governo che dia di nuovo il senso della speranza, oltre che del servizio. Lunedì la fiducia. Dopo Marini, dopo Prodi, che cosa potrebbe accadere se il PD non votasse, compatto questo governo? Boccia ha già ammonito che chi non vota è fuori. Lei è d'accordo? Io credo che si debba avere, come dire, un atteggiamento per cui se ne fa uno alla volta, per carità. Adesso facciamo il governo. Per come credo verrà fuori un bel governo. Certo, in una cornice difficile, di difficoltà oggettive, ma credo che il presidente incaricato stia lavorando bene. Ovviamente con il sostegno delle forze politiche, con l'aiuto del presidente Napolitano. Ma stia lavorando bene perché è persona che conosce il valore di tanta bella gente in Italia che può dare una mano. Quindi questo governo, a mio giudizio, sarà un buon governo. Il governo che verrà fuori presenterà le proprie linee programmatiche alla fiducia, diciamo, al dibattito sulla fiducia. L'idea che già qualcuno dica io a prescindere non ti voto mi sembra sbagliato. Invito tutti i deputati del Partito Democratico ad ascoltare ciò che il Presidente del Consiglio Letta verrà a dire, andrà a dire in Parlamento e poi cercheremo di capire le ragioni, cercheranno i dirigenti del partito di capire le ragioni del dissenso.
Oggi mi sembra un tantinello prematuro mettersi a dire io non lo voto comunque, allora io ti butto fuori. Intanto facciamo il governo, poi vediamo che dice e poi affronteremo il problema. Se vuole, però, la mia opinione, credo che la stragrande maggioranza dei deputati del Partito Democratico voterà la fiducia, perché e che questo non costituirà un problema per il Presidente del Consiglio. Se qualcuno la voterà, ci sono le sedi opportune dove fare la discussione. Ma non è detto che debbano essere espulsi. Lo vedrà il Partito Democratico. È evidente che se non si vota la fiducia è un problemino.